Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale Monica Mente. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a condividere e a mettere un like, così non perderete i prossimi video. Vi ricordo brevemente, per chi non mi conosce, che il mio nome è Monica. Io sono un'infermiera che lavora in un centro di salute mentale e quindi lavoro con il paziente psichiatrico. Voglio raccontarvi una storia. La storia di una donna che sfida imperterrita le avversità che la vita si apprestava a donargli. E allora iniziamo. Le avversità. Attraverso le avversità si arriva alle stelle. Seneca, un filosofo romano, era certo ben consapevole di come le difficoltà fossero in grado di forgiare il carattere di un essere umano e come dargli torto. Tale principio ha validità universale, è proprio vero. I diamanti, infatti, si formano, se ci pensate, nelle viscere della terra e sono sottoposti a pressioni immaginabili. Le specie animali sopravvivono adattandosi alle difficoltà del loro habitat, è proprio così. E le fibre muscolari non crescono, infatti, solo grazie alle micro lacerazioni. Pensateci, amici. E quindi a volte tutto quello che desideriamo è avere una vita senza problemi, riuscire a raggiungere i nostri obiettivi senza troppa fatica, insomma, ottenere risultati senza alcuno sforzo. Tale desiderio, vi posso dire, che è la peggiore maledizione che possiamo augurare proprio a noi stessi. Perché? Perché le difficoltà, i problemi ed ostacoli non vanno certo ricercati con il lumino, questo è vero. Ma rifuggirli è ancora un errore ancora più grave, no? E dunque, amici, per continuare la mia storia, questa donna con la valigia aveva veramente tanti sogni nel cassetto, ma non si perde certo d'animo, si rimbocca le maniche e si dà da fare. E come? Questa donna aveva soltanto la terza media, non era neanche diplomata, però non si scoraggia. Va avanti per i suoi obiettivi, riprende gli studi, ritorna a scuola, addirittura insieme ai ragazzi, frequenta la mattina con loro. Certo è faticoso perché deve anche fare le faccende di casa, la spesa, la famiglia, eccetera, eccetera. Ma si dice che l'appetito viene mangiando e dunque dopo il diploma si iscrive all'università e prende la laurea. Dopo 3 anni faticosi tra studi, esami e tirocini. Arriva finalmente quel giorno fatidico in cui si laurea in infermieristica. Adesso il futuro è proprio davanti a lei, deve solo scegliere che strada percorrere. Certo, non è facile, ci riflette veramente tanto e a lungo. Conosce bene le sue aspettative e conosce anche bene i suoi limiti e quindi è molto combattuta. Deve prendere una decisione, lasciare la propria casa, la propria terra, la propria famiglia. E comunque ogni partenza di fatto, se uno ci riflette, è anche un arrivo, no? Questa donna inizia a viaggiare per tutta l'Italia, lavora per 7 anni. A tempo determinato, quindi salta da una regione a un'altra, così come da un reparto a un altro. È una sfida continua, prima di tutto con se stessa e poi con gli altri. Certo è un percorso difficile, è un esame che affronta ogni giorno, con tanti colleghi, con i medici. Perché ogni volta che si cambia, bisogna dimostrare, prima di tutto a se stessi, ma anche ai colleghi, e agli altri con cui ci si rapporta, sotto vari aspetti, non solo professionale, ma anche umano. E così inizia a lavorare in vari reparti, in medicina riabilitativa, in geriatria, in pediatria, e poi ortopedia, malattie infettive, in cardiologia, in UTIC, cioè unità di terapia intensiva coronarica, in medicina riabilitativa e poi ancora in istituto penitenziario, in gastroenterologia
in immunologia. E poi ancora in medicina traumatologica e in psichiatria. Amici, avrete certamente capito che quella donna sono io. Comunque, basta credere nei sogni, perseverare, essere determinati nella vita per raggiungere i propri obiettivi. Certo, è faticoso, è normale, è tutto normale, guai se non lo fosse. In conclusione, questo video non è un video motivazionale, ma è soltanto un video riflessivo per farvi riflettere che non bisogna mai perdere la speranza nella vita e non mollare mai. E concludo dicendo che questa è soltanto semplicemente la mia storia e nient'altro. Amici, grazie per l'attenzione. Un abbraccio forte come sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere e di mettere un like. E al prossimo video.